un mese non decisivo, sicuramente importante e soprattutto impegnativo. 8 sfide tra campionato, recupero con la Pineto e Coppa Italia che diranno parecchio su spessore della rosa e prospettive. Il Pescara torna in campo dopo la forzata sosta di 13 giorni. All'Adriatico arriva il solido Gubbio di Braglia, ancora imbattuto. Zeman deve rinunciare al contributo di Pellacani e Franchini. Probabile 11, Plizzari tre pali in difesa Pierno, Brosco, Mesic e Milani, anche se Moruzzi ha più di una chance di essere riproposto dopo la buona prova di Carrara con Sestri Levante. A metà campo Tugnov, Squizzato e De Marco, se così fosse almeno inizialmente, Aloy partirebbe dalla panchina. In attacco il tridente Merola, Cuppone a Cornero. Ispido e organizzato il Gubbio, l'11 umbro non prende gol da 312 minuti. Braglia recupera l'attaccante italo-nigeriano King Udo, trascorsi a Lanciano nel 2016. Ancora ai margini il centrocampista di Giulianova, Francesco Bontà. Dubbi sul sistema di gioco, mai lo stesso in queste prime 5 gare. Braglia potrebbe optare per il 4-2-3-1. Vettorello tre pali, in difesa Morelli, Offre, Signorini, Pirrello e Mercadante. A centrocampo Rosaia e Mercati, tandem di mediani. In posizione più avanzata l'ex Boulevardi, Larghi, Spina e Di Massimo con Montevago, riferimento centrale. Nelle sfide di campionato Pescara mai battuto dal Gubbio, un solo KO ma in Coppa Italia, storia di quasi un anno fa. L'11 umbro allenato proprio da Braglia elimina i biancazzurri di Colombo. La partita si accende nel finale, traversa Nicolai, capovolgimento, il neo entrato Federico Vasquez riceve da Di Stefano, sterza su Crescenzi e con l'interno mancino dal limite infila Sommariva. Il primissimo incrocio risale al torneo di B 1947-48 al Campo Rampigna, finisce 1-0, match winner Piero Ricci. Passeranno poi 63 anni, sempre in B, 19 novembre 2011 all'Adriatico c'è il Gubbio del compianto Simoni, tra gli umbri in panchina l'ex Daniel Ciofani e un giovane Mario Rui, lo scorso anno campione d'Italia col Napoli, entrambi entreranno nella ripresa. Il Pescara di Zeman si impone 2-1, da terzino a terzino, cross al bacio di Zanon, testa di Balzano, l'Adriatico è già in festa, passano 5 minuti, errore di Anania in uscita, il pallone lo scavalca, Capuano e Graffiedi si trattengono ma l'arbitro Gaglione di Alessandria assegna il rigore agli ospiti ed estrae il rosso per il difensore biancazzurro. Graffiedi trasforma dal dischetto, sacrificato Sansovini, entra Brosco per ripristinare la difesa a 4. Nella ripresa, malgrado l'inferiorità, il gol partita di Ciro Immobile, autentico capolavoro da posizione impossibile. Altra vittoria in epoca recente, 6 febbraio 2022, 3-1 sul Gubbio di Vincenzo Torrente, apre Gherardi, momentaneo pari di Spalluto, nel secondo tempo gioiello di Clemenza dopo uno splendido duetto con Marco Pompetti e Tris di Ferrari in pieno recupero. Nella stessa stagione, 4 maggio 2022, Pescara e Gubbio si affrontano anche nel secondo turno preliminare playoff. Avvio shock per i biancazzurri, 0-2 marcatori, Formiconi e il solito Spalluto ispirato in contropiede da Arena ora alla Pisa, ma l'11 di Zauri subentrato a Gaetano Auteri ci mette cuore e tanto orgoglio. A fine primo tempo Pompetti accorcia le distanze, nella ripresa prodezza di Pontisso, 2-2. Pescara poi eliminato agli ottavi dalla Feral Pisalò.